A volte un libro è qualcosa di più. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per una bellissima recensione. Non che la recensione sia bellissima, ma è bellissimo l'oggetto della recensione. Oggi recensiremo un libro che ha venduto milioni di copie e che tratta principalmente del disegno. Questo libro ha come fine ultimo quello di insegnare a disegnare con pochissimo alla fine sforzo, ma tanto tanto impegno, perché sforzo e impegno sono due cose, come vi dico sempre, nettamente separate. Il libro in questione è Disegnare con la parte destra del cervello, nuova edizione di Betty Edwards, una docente universitaria americana che ha racchiuso all'interno di un manuale scritto dei passaggi attraverso cui colui che si vuole approcciare al disegno, tanto che sia già bravo a disegnare quanto che sia un neofita, abbia la possibilità di fare progressi in maniera veloce e quasi automatica. Il libro è davvero interessante perché effettivamente racchiude una serie di suggerimenti e una serie di esercizi che vi porteranno sicuramente a migliorare, scusate il sicuramente, ma è un affermativo magistrale, perché vi porteranno con certezza a acquisire delle buone una buona tecnica di disegno. Perché? Perché tutto il libro è incentrato soprattutto su un elemento fondamentale che di cui si parla, di cui all'interno di questo libro si rimanda continuamente, ma che non viene mai forse nominato palesemente, che è la concentrazione. Attraverso la concentrazione si esclude una parte del cervello che inibisce il disegno e si libera l'altra parte del cervello che invece veicola il gesto grafico, il gesto quindi del disegnare. Qui quindi tutto il testo è incentrato sulla teoria scientifica secondo cui il nostro cervello è diviso in due emisferi, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. L'emisfero sinistro regola tutta quella che è la parte analitico-verbale del nostro essere. L'emisfero destro invece, infatti il titolo lo fa capire, disegnare con la parte destra del cervello, racchiude quelli che sono gli elementi creativi, gli elementi a cui noi assurgiamo nel momento in cui dobbiamo riproporre in forma creativa un qualcosa che appartiene alla realtà che ci circonda, quindi quando dobbiamo disegnare realisticamente. Per coloro che disegnano, che hanno fatto della propria vita il disegno, la pittura, la creatività, l'elemento essenziale, come per esempio per me, non dice nessuna novità, ma è molto confortante ritrovare in forma scientifica tutto quello che invece un disegnatore, una persona creativa fa in maniera quasi automatica, o quantomeno sono degli automatismi che vengono desunti dalla praticità del gesto, dal reiterarsi, dal ripetersi di certi riti che chi disegna e chi dipinge compie senza nemmeno accorgersi. Il libro è diviso più o meno in 5 sezioni durante le quali appunto si sviluppano diverse tecniche, diversi tipi di esercizi da svolgere per aiutarci a far sì che tutto il mondo del tangibile possa essere facile da riproporre all'interno di un foglio bidimensionale. Andiamo a sfogliarne l'indice. Allora, l'introduzione che è interessantissima, molti saltano l'introduzione ma molto spesso è un errore perché ci fa capire lo spirito con cui e per cui è stato scritto il libro, quindi il disegno e la capacità di andare in bicicletta. Qua ci fa capire come chi impara a disegnare, quindi chi impara a ragionare con la parte destra del cervello, automaticamente fatto una volta lo saprà fare per sempre. Gli esercizi un passo alla volta, le due metà del cervello vi spiega come funzionano, il passaggio dalla funzione S che è la funzione di sinistra alla funzione D che è la funzione di destra. Il disegno a memoria, un grande handicap per molti, anche per molti che sanno disegnare.
come superare il sistema simbolico dell'infanzia. Ora ve ne andrò spiegando un po' la percezione della forma e degli spazi alla conquista di nuovi rapporti, il guardiamo avanti quando fare un ritratto diventa facile, la logica della luce, disegnare con la bellezza dei colori, lo zen e il disegno, uno sbocco per l'artista che è in voi. L'appendice è dove parla invece della calligrafia come arte perduta e poi il glossario, molto molto importante. Allora, cosa suggerisce questo libro? Innanzitutto suggerisce di disattivare il cervello o quantomeno di utilizzarlo tutto, meglio ancora. Quando noi parliamo, ci relazioniamo con gli altri, usiamo una parte soltanto del cervello, la nostra parte sinistra, quella che ci fa mettere le parole in una consecuzione logica molto buona, quella che ci fa analizzare in maniera matematica tutto quello che ci circonda e che, come vi dico sempre, durante il corso di disegno o durante il corso di pittura, ci crea una sintesi di quella che è la realtà. La parte sinistra del cervello è una parte molto ganza, lui sa cosa ci serve, è inutile perdersi in chiacchiere, è inutile farci vedere ogni minima sfaccettatura della realtà, lui ci fa un riassunto fatto bene, in una buona forma, e ce lo passa. E noi viviamo stando attenti a quello che ci dice la nostra parte sinistra del cervello. In realtà, quando io vi metto davanti a un foglio di carta, e chi segue con me il corso di disegno su Facebook, che riprenderà a settembre, e vi aspetto numerosissimi, allora, qualcosa vi dico, osservate, prima di cominciare a disegnare qualcosa, osservate, guardatela per più di un'ora e mezzo, perché quando voi guardate le cose, in realtà non le state osservando, le state solamente sintetizzando con gli occhi e presupponete, anche se voi non ve lo dite, presupponete già di conoscerla, quindi tralasciate tantissimi particolari. Ora, Betty Edwards cosa dice? Basta parlare, mettete a tacere il cervello razionale e state zitti e concentratevi, guardate una cosa continuativamente e guardatela con occhi diversi. Per prendere quei particolari che guardando una cosa nella maniera consona, voi invece non riuscireste a capire perché li dareste per scontati. E allora il suggerimento che vi do sempre io quando vi perdete nei disegni: girate il foglio al contrario, guardate una stessa cosa da un altro punto di vista, in modo che il cervello venga stordito, non riconosca più l'oggetto, ma riconosca i segni, e quei segni non li veda più messi nello stesso posto di dove sono invece nel prototipo, e così potrete rifare il viaggio all'interno del mondo grafico in maniera più corretta. Allora, è un libro che dice cose giuste, dice una santa verità, dall'inizio, dalla prima all'ultima pagina, quindi io non posso fare altro che consigliarvelo se volete imparare a disegnare, ma è solamente una verità che deve essere suffragata dalla vostra costanza e dal vostro amore per il disegno. Deve essere suffragata dalla forza di volontà e dalla voglia di non mollare. Naturalmente gli esercizi non vi riusciranno al primo colpo, ma sicuramente perseverando e capendo il metodo riuscirete ad assurgere in breve tempo a un buon livello di disegno. Dovete abbattere le vostre frontiere mentali ed entrare in quella parte del cervello che molti di noi abbandonano verso l'età di 10 anni. Infatti, come dice anche lei, l'autrice Betty Edwards, la parte creativa del nostro cervello viene totalmente sovrastata dalla parte razionale del cervello verso l'età di 10 anni. Per questo molti artisti si tende a dire che sono pazzi, eterni giocherelloni, eterni bambini, gente poco affidabile, ma non perché siano dei criminali, cretini pazzi e totalmente appunto inaffidabili, ma semplicemente perché danno una grande possibilità alla parte destra del cervello, alla parte creativa. Imparate a pensare con la parte riflessiva e creativa del vostro cervello, che è la parte destra. Allora, è un libro facile, di facile lettura, molto scorrevole. Io sono alla terza lettura già di questo libro nel corso degli anni. Perché lo sto leggendo tante volte? Perché, come sapete, come molti di voi sanno, su Facebook da 3 anni oramai tengo un corso di disegno. Un corso di disegno che è suffragato da, anche se non ve l'ho detto mai, da delle nozioni metodologiche molto chiare nella mia testa. Cioè io vi spingo a innanzitutto a battere, e anche Betty Edwards lo dice, l'imbarazzo di prendere, di impugnare la matita e cominciare a scrivere, perché tutti possono disegnare.
Sono contenta di suggerirvi un libro all'interno del quale c'è scritto proprio questo. Tutti siamo in grado di disegnare. Se sappiamo scrivere, quindi abbiamo una coordinazione mano-cervello, automaticamente abbiamo in potenza la possibilità di disegnare. Attraverso delle furbate che sono contenute all'interno di questo libro potrete sganciarvi dai preconcetti, dal timore, dalle remore, capire il perché ci sono anche questi preconcetti, timori e remore, capire quando avete finito di pensare col lato destro del cervello e capire quando cominciate a pensare col lato destro del cervello, in modo da richiamare quella funzione ogni volta che vi sarà utile per disegnare. Lei divide il disegno in 5 punti fondamentali, la possibilità di acquisizione della tecnica di disegno in 5 punti fondamentali. E questi 5 punti fondamentali sono la percezione dei contorni, la percezione degli spazi, la percezione dei rapporti e la percezione delle luci e delle ombre. E poi il quinto elemento, che è la percezione del tutto. Quindi imparando step by step ogni singolo elemento, poi alla fine, acquisizione su acquisizione, si andranno a sommare per fare insieme la visione totale di quello che è un disegno completo. Se seguite il corso di disegno con me, tutte le cose che ci sono scritte nel libro, con altre parole o in diversa maniera, sono già state dette, quindi sarà una ripetizione magari per voi. Però se vi serve un amico, un qualcosa di scritto che nel momento di incertezza possiate andare a sfogliare e vedere, se vi serve una guida, un manuale, perché questo effettivamente è un manuale, che vi aiuti a riprendere la fiducia in voi stessi, a ricominciare a disegnare o a cominciare a disegnare, bene, acquistatelo, perché è un buon acquisto, costa 22 euro, è edito da Longanesi ed è veramente un ottimo testo. Come voi sapete, spesso mi chiedete un manuale di disegno, un manuale che possa aiutarmi a disegnare, e io ogni volta glisso la domanda dicendo non conosco buoni manuali di disegno, perché il manuale di disegno, o meglio, qualcosa che vi dica disegna così, è sbagliato. Il disegno va forgiato sulla singola persona. Questo libro fa proprio questo, dà la possibilità a ciascun lettore di sviluppare il proprio modo di disegnare, perché non esiste un modo giusto per disegnare, esistono tanti modi giusti, basta trovare il proprio. Come? Seguendo i suggerimenti che ci dà Betty Edwards, e seguendo sempre i suggerimenti che vi dà Arte per Te, seguendo il corso di disegno che si tiene sulla pagina Facebook in forma totalmente gratuita ogni giovedì sera. A settembre riprenderemo alla grande, e oggi, in occasione di questa recensione, voglio anche darvi un'anticipazione. Ho deciso di l'anno prossimo, quindi con la nuova stagione di Arte per Te, da settembre-ottobre in poi, ad inaugurare un corso online per principianti di disegno. Quindi alla mia parola aggiungeremo anche il substrato fattivo, come sempre mi avete chiesto. Speriamo di farcela compatibilmente con gli impegni di Arte per Te. Noi abbiamo un sacco di corsi, io ci tengo a portarli tutti avanti. Mi raccomando, nuovo corso, non cominciate ogni 5 minuti a chiedere lezioni nuove, perché ci sono tanti corsi su Arte per Te. Avremo una cadenza di circa una lezione al mese, che, considerando che in forma totalmente gratuita, così buttata là che ve la potete vedere quando volete, e che, considerato che dietro ogni lezione c'è un grande studio da parte mia, perché quest'estate me la sto trascorrendo felicemente riprendendo i libri di disegno che ho nella mia biblioteca per organizzare le lezioni nel modo più fattivo e costruttivo possibile, e nella bibliografia delle lezioni, che vi metterò in calcio ad ogni video del corso di disegno, ci sarà anche lei, quindi faremo anche il percorso di Betty Edwards all'interno di questo corso di disegno, e tanto tanto altro ancora, perché naturalmente man mano che andremo avanti scopriremo anche i materiali del disegno, le diverse tecniche, quindi ci sbizzarriremo. Sarà comunque un corso chiuso, circoscritto, casomai lo faremo per anni, sarà un corso di un tot di lezioni che inizierà e concluderà, un percorso che tutti potrete seguire se lo vorrete. Detto ciò, basta parlare. Vi saluto, vi spero che stiate passando delle splendide vacanze, e vi rimando al prossimo video. Seguitemi anche su Facebook, vi lascio qua sotto il link, e su Twitter. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!